Voglio dedicare queste riflessioni a tutti i caduti e feriti dalla malattia atomica. Vorrei ricordare che lo scienziato citato prima, signor Eduard Teller, è quello che nel 1953 ha costruito la prima bomba all'idrogeno. Vorrei ricordare che Eduard Teller, colui che presentò il progetto scientifico al signor Berlusconi nel 1993 per ridurre l'irraggiamento da ultravioletti, fu quello che nel progetto Manhattan denunciò Oppenheimer per attività sovversive, ma soprattutto Teller è stato per 40 anni il capo della commissione scientifica che studiava la tecnologia aliena. Io ho approfondito l'aspetto militare delle scie chimiche, perché negli anni Ottanta sono stato sottoposto a degli esperimenti di controllo mentale a infrasuoni dalla polizia italiana o da entità non meglio definite, direi a comando mafioso massonico. E gli esperimenti a cui sono stato sottoposto negli anni Ottanta oggi vengono sviluppati sulla totalità della popolazione. Le armi psicotroniche, prima di Chernobyl, nei trattati della NATO, venivano definite armi disumane. Erano dopo la categoria non letali, dopo il nucleare chimico batteriologico. Queste armi oggi sono in attività, sono in funzione. Non funzionano esclusivamente con gli irraggiamenti di ARP o di altre tecnologie, funzionano anche con la luce del sole e hanno effetti dannosissimi sul ciclo del carbonio. Le molecole del carbonio sono quelle che nel nostro DNA raccolgono informazioni dalla luce solare per modificare il nostro sistema immunitario e soprattutto adeguarlo alla qualità diversa della luce del sole in questa fase. Queste armi sono già attive. I primi che studiarono il lavaggio del cervello, come veniva chiamato, durante l'ultima guerra, gli inventori di queste tecnologie sono stati i gesuiti e dopo di loro i russi e poi gli americani. Oggi noi stiamo ingerendo le nostre antennine, le respiriamo, le assorbiamo attraverso l'acqua e i cibi. Queste nanoparticelle di metalli vanno a costituire un transponder all'interno del nostro corpo, una rete elettrica artificiale che si sovrappone a quella naturale. L'obiettivo di queste armi è quello di inibire la vitalità umana. La prima fase del trattamento militare, in termini militari, si chiama GAS, sindrome d'adattamento graduale. Cioè vengono disturbate nel singolo individuo, nel singolo primate umano, vengono disturbate le comunicazioni. La scienza sa che ognuno di noi, come altri mammiferi, se isolato dai nostri simili, ha delle reazioni autodistruttive. E nella guerra moderna l'autodistruzione è l'arma più economica. Queste armi diminuiscono l'elettronegatività nel nostro corpo, quella che ci permette di assorbire protoni dal cosmo e quindi energia e vitalità. In questa prima fase, ricordo che queste armi sono già attive su tutta la popolazione. E la prima fase consiste nel distruggere le relazioni, le comunicazioni del singolo con i propri simili. Gli scienziati sanno che ogni restringimento dello spazio vitale e delle comunicazioni corrisponde una reazione autodistruttiva. Lo scopo è il controllo della popolazione e il controllo interno, la sicurezza interna da garantire al totalitarismo delle merci, all'imperialismo finanziario che controlla tutto il pianeta. Ora,
Nel nostro caso sono ormai 15 anni che ci troviamo sotto una ionosfera artificiale d'alluminio. È come se un nuovo sistema di trasmissioni radio, più vicino, più accanto al nostro habitat, lavorasse esclusivamente sulla riflessione di segnali radio che vanno ad agire sul nostro centro di comando, che è la pineale. Questi metalli che noi respiriamo, queste nanoparticelle, si vanno a ridepositare all'interno della ghiandola pineale, costituendo un circuito piezoelettrico artificiale, come quello della puntina di un giradischi. Lo scopo di questi signori è sostituire il disco senza che noi ce ne accorgiamo. Isolare quindi l'individuo, disturbare le sue comunicazioni, produrre nell'individuo una condizione perenne di mente reattiva, quindi di vivere e far vivere gli esseri umani nella paura, nell'angoscia, le politiche dell'emergenza, il vivere in pericolo. Tutto questo viene potenziato dalla continua ritualità del crimine che viene espressa dalle televisioni, dal cinema, dove si fa una filosofia del delitto per legittimare la sacralità del profitto. Ora, chi governa queste operazioni sa che negli esseri umani gli episodi traumatici vengono conservati sotto forma di file video. Ognuno di noi conserva nella sua memoria le sue esperienze traumatiche sotto forma di immagini. Tenendo sempre sotto ristimolazione queste memorie, perdiamo la consapevolezza, la mente logica, e viviamo in una condizione di cervello rettile, che è un po' quella del clerico fascismo, del pornofascismo attuale, praticamente che si occupa esclusivamente della propria sopravvivenza, ma soprattutto non ragiona. Quindi noi stiamo assorbendo le nostre antennine. Le antennine si ricompongono all'interno della nostra ghiandola pineale. Possiamo essere controllati non solo nei nostri pensieri, possono essere modificati i nostri pensieri, può essere danneggiata la nostra volontà e la nostra coscienza, e addirittura può essere manipolata la nostra immaginazione, i nostri sogni, anche i nostri sogni. Possiamo accorgerci di essere sottoposti a questo tipo di trattamento singolarmente nelle nostre case, perché oggi queste armi possono operare anche in orizzontale. Fino a pochi anni fa operavano soltanto dal satellite, dall'alto verso il basso. Oggi operano anche in orizzontale utilizzando le frequenze della RAI che hanno liberato col digitale terrestre. E il regalo che ci fecero i militari negli anni Ottanta, cioè la telefonia mobile, serviva a mappare, a classificare le frequenze delle nostre radioonde cerebrali, perché 4 misure sono uguali per tutti gli esseri umani, altre 4 variano. Questo perché? Perché questo tipo di io li chiamo flash, cioè questo tipo di spari, possono essere mirati direttamente sulla radiofrequenza cerebrale di un singolo individuo e quindi possono colpire in maniera selettiva oppure anche generalizzata. Le armi psicotroniche, quindi le armi che si servono della luce, sono delle radioonde polarizzate, cioè sono dei segnali radio polarizzati, esattamente come il laser, solo che nel caso nostro si tratta di onde herziane polarizzate, che diventano un'arma a vari livelli, a seconda di come viene regolata la potenza e la frequenza, possono stordire, anestesizzare o anche uccidere o anche produrre un ictus o cose del genere.
Ora, ricordando che il cervello elettrico, che il cervello è una rete elettrica a modulazione chimica, e sappiamo dall'elettroshock, eccetera, che l'elettricità è dannosa per il cervello umano. Se ricordate cosa è accaduto tra Natale e Capodanno ultimi, ricordate c'è stata una moria particolarmente strana di specie viventi sul nostro pianeta. Sono morte circa una ventina di specie diverse di pesci e di uccelli in luoghi diversi del pianeta, quindi in modo selettivo. E non era un esperimento, non era un incidente, non era un evento accidentale, era semplicemente un dispiegamento di potenza militare da parte dei militari che governano questo tipo di progetto, che hanno dimostrato al resto degli eserciti del pianeta la loro capacità di uccidere con armi scalari la specie prescelta nel luogo prescelto, come quando vogliono. Certo, dire queste cose è un po' terrificante, perché possiamo anche non accorgerci affatto di essere sottoposti a questo tipo di trattamento. Sentiremmo soltanto dei ronzii nell'orecchio sinistro e potremmo vedere delle lucine davanti al nostro sguardo, ma potremmo pensare che tutto ciò è una cosa normale. In realtà queste armi sono già operative, e queste armi hanno anche una tecnologia particolarmente raffinata, d'origine aliena, perché, come vi dicevo, il signor Teller fin dagli anni 40 era il capo commissione scientifico che studiava la tecnologia aliena, questo signor Teller. Grazie al cielo adesso è morto, ma ce ne sono altri come lui che operano. Queste armi stanno in questa prima fase, stanno destrutturando il nostro interfaccia, le nostre relazioni con le persone a noi più care. In termini militari si chiama GAS, sindrome d'adattamento graduale, cioè vengono disturbate e interrotte le comunicazioni del singolo individuo in maniera graduale, producendo depressione, autodistruttività a vari stadi. Ora, tutta la materia che regola alla base di questo tipo di armamenti era la fisica di Tesla, la fisica della risonanza Schumann, che dagli anni 60 è stata censurata dai testi di studio dei licei scientifici e delle università. Tutta la fisica della risonanza è scomparsa dai testi universitari, perché la fisica della risonanza è alla base di queste armi che lavorano sul cervello umano. La filosofia orientale sintetizza la fisica della risonanza in un concetto semplice: ciò che concorda nel tono vibra insieme. Ecco, noi adesso dobbiamo non vibrare insieme, ognuno di noi deve vivere in una condizione di dissonanza armonica, esattamente come il pianeta, che viaggiando nel cosmo ha due enormi falle nei due oceani, una nel Golfo del Messico e un'altra nella centrale atomica in Giappone, e queste due enormi falle producono nella nostra trottola, viaggiando nel cosmo, uno scossone che aumenta sempre di più, soprattutto in relazione alle modificazioni geomagnetiche che stanno avvenendo in tutto il sistema solare. Ora, a me piacerebbe discutere in maniera approfondita con tutti voi sullo scopo primario di questi gas, perché forse approfondendo meglio lo scopo potremmo capire meglio chi c'è dietro a questa operazione. Immediatamente potremmo pensare all'industria farmaceutica, all'industria militare. È chiaro che sono loro che governano questo processo, come spiegava prima Gaetano. Si tratta di un riformattamento genetico
della nostra specie, non solo in funzione servile, non solo per avere dei buoni schiavi, obbedienti schiavi e soprattutto prostrati, ma probabilmente anche qualcos'altro, oltre che la riduzione della popolazione o il controllo delle coscienze. Se approfondiamo gli scopi ultimi di questi sistemi d'arma e di condizionamento, potremmo capire chi li governa. Però sembrerebbe che i nostri governanti non sanno nulla. La Prestigiacomo ha detto: io non so niente di scie chimiche. Allora, se in 15 anni un individuo non alza gli occhi al cielo, vabbè, può pure essere. Ma che non alza gli occhi al cielo un verde, un militante ecologico, e quindi comincia a diventare strano. Greenpeace, WWF, Legambiente guardano le balene e non guardano gli operai della Telecom francese che si uccidono, eppure sono due fenomeni strettamente legati. Si tratta di autodistruttività da disturbi di comunicazioni elettriche. Esistono università, centri scientifici, facoltà di nembologia, un'infinità dei fisici di meteorologia che non vedono niente, non alzano gli occhi al cielo. Quanto più il fenomeno diventa palese, evidente, e quanto più cresce l'omertà intorno a questa questione. Io personalmente, oltre a una sofferenza profonda che provo ogni volta che mi trovo sotto a un cervello, sì, un cervello, a un cielo d'alluminio bianco, privo di alcune radiazioni calde, un cielo freddo, umido, nauseabondo, provo un dolore profondo e penso al futuro dei nostri figli, ma anche al nostro futuro prossimo, perché sembra sempre più attivo questo sistema d'arma. La narcosi in cui ci troviamo, la narcosi è la rassegnazione in cui ci troviamo di fronte a un governo sempre più mediocre e mafioso, i linguaggi massonici che ormai diventano dominanti nella televisione, sui giornali. Tutto questo è terrifico, perché se ci trovassimo di fronte a una questione come quella giapponese, qui sarebbe una strage. È anche vero che potremmo essere sterminati dall'immondizia prima ancora che delle radiazioni o delle armi a radioonde, però qualche cosa dobbiamo fare. Si può fare qualcosa per difendersi da tutto ciò. Purtroppo nei nostri gruppi non ci sono medici che potrebbero aiutarci nei sistemi di autodifesa. Alcuni sistemi di autodifesa da queste armi esistono e sono anche economici, molto poco costosi. Possiamo costruirli in casa. Però bisogna conoscere un po' la fisica della risonanza. E a quel punto potremmo difenderci da questi disturbi elettrici, diciamo così, che in questa prima fase stanno provocando una narcosi di massa associata a un disturbo dei cicli biologici di tutti gli esseri umani, al riposo, tutti i cicli circadiani, il cibo, il dormire, sono tutti quanti disturbati da queste armi. Il mio punto di vista è che un'entità più o meno oscura, ma comunque riconducibile all'elite industriale degli armamenti e dei farmaci, che poi nell'Occidente cristiano è controllata dall'elite della nostra religione, cioè dei gesuiti, sono loro, solo loro, i nostri padroni della guerra e dei farmaci. Ma dietro a loro deve esistere sicuramente un comando ancora più centralizzato, e forse soltanto approfondendo gli scopi di queste erorazioni e l'uso di queste armi potremo capire meglio cosa sta succedendo. Io ho fatto uno studio del tutto
empirico, comunque lungo nel tempo, e credo che ci siano, forse avrete sentito di questi disegni nei campi di grano che ormai vanno avanti da circa 40 anni. Ora, quei disegni nei campi di grano sono stati fatti anche in Italia e sono stati fatti in Sardegna, in tutto il paese. Il messaggio che questi disegni portavano, un messaggio scritto nei carboidrati, nel pane, nel grano, in quello che è la base della nostra vita, il carbonio, disegni di una geometria energetica che usa come modello la struttura tetraedrica della molecola di carbonio, e la molecola di carbonio è l'unica fotosensibile nel DNA umano alle variazioni della luce solare. In quei disegni, in quelle scritture, c'erano stati dati degli allarmi, sia sul fatto che noi mangiamo pane OGM, grano OGM dagli anni 70, quindi mangiamo grano sterile, ma soprattutto queste scritture sulla superficie della Terra ci avvertivano già nel 97, ci avvertivano che il pericolo per la nostra specie proveniva dal Sole e proveniva dalla radioattività. Tant'è vero che uno di queste scritture la fecero all'interno del poligono De Guerra, di cui avete sentito parlare recentemente, dove hanno sperimentato armamenti all'uranio e piacevolezze di questo genere. Ora, ovviamente queste informazioni sono quanto mai, diciamo così, indefinibili o vague. Per me hanno un significato preciso. Siamo stati avvertiti. Siamo stati avvertiti dal 1987 fino ad anni più recenti. Gli ultimi avvertimenti erano i più estremi. Erano gli incendi sul 38esimo parallelo, vicino a Palermo, a Canneto di Caronia, sul 38esimo parallelo, che è quello dove sono iniziati i terremoti in Giappone, e a Ginestra Fiorentina, qui vicino a casa vostra, nel 2004 e nel 2005, con incendi di natura inspiegabile, o quantomeno da definire, della rete elettrica e della rete idrica, cioè quelle cose che sono le uniche al mondo che noi pensiamo che possano prendere fuoco. Finito. Grazie.